Ciao a tutti, sono Alessandro e l'attività che ho preferito quest'anno durante il servizio civile è stata monitorare la fauna selvatica tramite l'uso di fototrappole. Ecco qui alcuni esempi. Il servizio civile al Parco Fluviale di Cuneo è anche ricerca scientifica. Infatti, in questo anno abbiamo avuto l'opportunità di svolgere un progetto di ricerca, in particolare di monitoraggio, sul gambero di fiume, una specie presente nei territori del nostro parco e di cui abbiamo potuto riconfermare la presenza. Bene, oggi andremo a fare un primo campionamento della popolazione di gambero di fiume. Quindi utilizzeremo queste trappole che sono costituite da una bottiglia di plastica tagliata, qui c'è un'altra bottiglia di plastica che fa da imbuto per far entrare i gamberi dentro la trappola. Ci sono diversi buchi in modo che l'acqua possa circolare dentro la trappola. Questa pietra serve per ancorare la bottiglia al fondo. Apriamo, qui metteremo l'esca, abbiamo un fil di ferro girato e la nostra esca sono pegatini di vitello. Allora, adesso utilizzeremo questa fascina come trappola per i gamberi, quindi metteremo sempre i fegatini. Questa volta li attacchiamo con un fil di ferro in questo modo. Il fil di ferro poi lo fisseremo sui rami. In questo modo i gamberi sono attratti dal fegatino, entrano all'interno della fascina da questi spazi che ci sono. Ciao, sono Davide. Di quest'anno di servizio civile mi è piaciuto tutto, ma in particolare, se dovessi scegliere, direi i laboratori e gli eventi organizzati dal parco. Ciao, sono Stefano. Quello che mi è piaciuto di più di quest'anno di servizio civile al Parco Fluviale è stato avere l'opportunità di sporcarsi le mani attraverso tutta una serie di lavori manuali che siamo andati a svolgere quest'anno sul territorio del Parco Fluviale.
cell phone.